Neppure il tempo di archiviare le fatiche di un'annata scolastica che per tanti studenti è già tempo di maturità. Si parte il 19 giugno prossimo e sui banchi della provincia di Forlì Cesena sono 3.256 gli studenti candidati all'esame di Stato, 74 le commissioni esaminatrici impegnate. Quello della maturità, spiega il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Stefano Versari, è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente, finalizzato a valutare le competenze acquisite da ragazzo al termine del ciclo di studi. Sono previste due prove scritte. La prima, italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, si svolgerà il 19 giugno, mentre il giorno successivo ci sarà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, matematica e fisica per il liceo scientifico e latino e greco per il classico. Alle prove scritte seguirà un colloquio che si svolge sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso frequentato in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. In provincia di Forlì Cesena saranno dunque 3.256 gli studenti candidati all'esame di Stato. Analizzando i dati per tipologie di indirizzo, 1.404 ragazzi affronteranno la maturità nei licei, mentre 1.201 negli istituti tecnici e 651 in quelli professionali. Tra le novità di quest'anno spicca l'abolizione della terza prova, ma altre riguardano soprattutto le valutazioni degli studenti e i criteri di ammissione. Non ci sarà più bisogno di avere almeno la sufficienza in ogni materia per essere ammessi, ma la media del SEA, alla quale concorrerà anche il voto in condotta. Cambia inoltre il punteggio delle singole prove, i crediti del triennio peseranno molto di più rispetto alla prova orale.